Con Aruba Drive puoi condividere file o cartelle con il tuo team e puoi controllare se le persone possono modificare, commentare o solamente visualizzare i file. Per iniziare accedi al pannello di gestione di Aruba Drive, quindi digita sul tuo browser il nome del dominio associato al servizio. Inserisci nome utente e la password di Aruba Drive. Una volta effettuato il login, clicca sull'icona della condivisione relativa al file o alla cartella che vuoi condividere. Nella sezione che appare sulla destra puoi scegliere tra le modalità di condivisione. La prima modalità è Condividi collegamento. Clicca sull'icona indicata. Il link può essere poi inviato alla persona con cui desideri condividere la risorsa. Nel campo indicato crea e scegli le persone con cui condividere il file o la cartella. Dopo aver creato il link ti appaiono tre punti. Cliccandoci sopra ti è possibile personalizzare i permessi, di sola lettura, caricamento e modifica, proibire il download dei file, proteggere il documento con una password, impostare una data di scadenza per il link, inserire una nota, eliminare il link di condivisione creato, creare un altro link di condivisione così da gestire ulteriori collegamenti pubblici con permessi differenti, con la possibilità di identificare il collegamento condiviso da un'etichetta. La seconda modalità è Altri con accesso. Permette di capire se un file o una cartella è accessibile ad altri tramite la condivisione di una cartella di livello gerarchico superiore. Se alla cartella superiore, per esempio, possono già accedere alcuni utenti, automaticamente i file contenuti in essa saranno accessibili agli utenti stessi. La terza e ultima modalità è collegamento interno. Crea un link che può essere utilizzato solo da un utente abilitato su Aruba Drive. Dopo aver condiviso un file o una cartella, puoi interrompere la condivisione in qualsiasi momento, ma solo il proprietario della condivisione è autorizzato a farlo. Ti basterà cliccare sull'icona dei tre puntini, in relazione al file per cui si intende annullare la condivisione, ed al menu a tendina selezionare la voce Dettagli. Trova la persona con cui vuoi interrompere la condivisione, clicca sull'icona dei tre puntini, ed infine seleziona la voce Rimuovi condivisione.